poi vedremo. Però Paolo, l'ascoltatrice parlava anche di pensioni. Cioè dice, dobbiamo preoccuparci, sono due capitoli diversi, perché c'è la pensione pubblica, quella che pagherà lo Stato, cioè, poi però c'è gente che ha investito anche nei fondi pensione, c'è gente che ha destinato il suo TFR a fondi. Sì. Si sente parlare poco, al di là che Tremonti dica che c'è troppa informazione, lo dice Tremonti che c'è troppa informazione, perché se forse i dipendenti, anziché destinare il loro TFR a queste strane società di gestione di capitale, lo avessero lasciato nelle aziende, oggi le aziende avrebbero anche più risorse. No, la Marcegaglia ha chiesto che per un anno la Marcegaglia poteva svegliarsi prima, no? Per cui la Marcegaglia però in cambio di quel TFR che le aziende, soprattutto quelle grosse, hanno dato allo Stato, hanno ricevuto dei vantaggi fiscali di cui la Marcegaglia si dimentica. Quindi se il TFR torna in azienda, togliamo i vantaggi fiscali che abbiamo dato alle aziende. È ovvio. Va bene, ok. No, perché la Marcegaglia è una persona d'onore. Però si dimentica di quello che prende da un braccio. C'è un fratello e un padre che sono stati condannati per tangenti, ma voglio dire... No, il padre mi pare bancarotta in una con Geronzi. Comunque, come tornano fuori voglio dire, nomi. Se questo è lo specchio della nostra Italia, ecco, comunque, ricordatevi. Cioè a me quando parla la Marcegaglia che vuole fare ste robe qua, che poi c'ha il fratello che ha patteggiato 11 mesi per corruzione, patteggiato, e si è preso 4 anni patteggiando, ma li ha presi 4 anni. E il padre... No, il padre ha preso 4 anni. Il fratello ha preso un anno e qualcosa. Vabbè, voglio dire, insomma. Se per quello anche la Marcegaglia come società è stata condannata. Il presidente, cioè in Italia come sempre il migliore c'ha la rogna, chi è più condannato è sui posti di comando, cioè voglio dire. Quando parla no, la Marcegaglia, al di là della simpatia antipatia, ha avuto un'uscita talmente infelice. Quando l'ha attaccata il ministro, come si chiama, quello che si faceva arrivare l'aereo a casa. Sì, Scajola. No? Ha reagito con un po' di isteria femminile, se lasci dire. Sì. Ha detto, ma come? E quindi lei è una che parla col potere. Io che sono una delle poche in Italia che è ottimista. Cioè, come dire, ragazzi, abbiamo raccontato balle agli italiani, perché quando ci trovavamo e uscivamo dicendo che siamo ottimisti, in realtà tra noi ci siamo detti, qui va a finire male. Cioè, pubblicità. Quando si ricoprono certi ruoli, allora, bisogna stare attento quando si parla. Purtroppo per le pensioni devo fare un passo indietro e fare una piccola premessa. Vi ricordate negli anni 80 quanto rendevano i bot e i CCT? Tantissimo. Il 10, il 12. Il problema è che ci sono in giro dei bot trentennali di cui stiamo ancora pagando gli interessi. Ok, va bene, ma pensate a quello, perché pagavamo quel tasso di interesse? Ci dicevano perché avevamo tanto debito. No? Poi siamo entrati in Europa, il debito si è diffuso e siamo tornati tutti belli. Cioè, questa domanda direi però, che... Questa, no, scusami, c'è anche questo SMS, Paolo, perché se sfugge poi non lo vedi più. Mi fa quasi sorridere questo SMS. Lo rispondo. Però il discorso è questo. Il debito adesso è uguale in tutto il mondo, America e Europa. Quindi oggi voi andate in banca e con un rischio enorme, il rischio sistemico, vi danno zero di tasso di interesse. No? Ora... È inimmaginabile che questa situazione possa continuare a lungo, quindi aspettatevi nei prossimi anni un grandissimo aumento dei tassi di interesse. Il nostro governo ci ricorda tutti i giorni e ha ragione. Cioè vanno in su. Ma rispondo perché è tutto collegato alle pensioni. Sì. Quindi i tassi di interesse, avete presente, andranno su. Il potere d'acquisto scenderà perché vi hanno ricordato giustamente che noi siamo un paese in cui le famiglie sono ancora più ricche rispetto alle famiglie degli altri paesi europei. Questo ce l'hanno ricordato i vari Tremonti e confermato anche dai Tremari e da tutti gli altri. A questo punto... Vi devono togliere il potere d'acquisto, quindi i tassi di interesse andranno particolarmente alti e soprattutto gli alimentari, che in questi giorni stanno aumentando in maniera enorme, guardate le uova, il pane, la pasta, io ho ricevuto delle ricerche in cui sono aumentati del 20% questi beni primari negli ultimi due mesi, da inizio anno, quindi i beni degli alimentari e il petrolio, Eugenio dice che va a $200, ci andrà, ci vorrà un po' di tempo e noi lo pagheremo molto caro questo petrolio. Tutto avrà tassi di interesse alti e vai a fare la spesa e non avrai più i soldi. Questo perché parlo per le pensioni? Perché oggi voi pensate che quei €700 al mese che vi hanno promesso quando avrete 60 anni, 70 anni, 80 anni, perché la vita viviamo più a lungo, quindi chissà quando ci manderanno in pensione, vi permetteranno di comprare il pane? No. Sì, il pane sì, la carne no, pane e cipolle. Quindi voi oggi...
dovete purtroppo risparmiare perché le pensioni non sono sufficienti, dovete risparmiare perché gli ospedali pian pianino diminuiranno il livello di servizi, dovete risparmiare perché vostro figlio dovrà essere educato in maniera privata perché la scuola pubblica non c'ha i soldi. Il nostro sistema infrastrutturale è particolarmente debole, quindi le pensioni non le avrete, avrete pochissimo. Vabbè, pochissimo. Non essere così catastrofista, Paolo. Questa è la verità dei numeri, lo sanno tutti a livello macro, a livello di popolo non dovete saperlo, perché se lo sapete risparmiate. Se Tremonti ti vede... soprattutto se lo sapessero farebbero quello che dico sempre io, se di scendere in piazza. Se Tremonti ti vede questa sera ti uccide, ti fa fare un attentato, dice questo qua se... Tremonti prima di andare al governo fece una trasmissione su Porta a Porta, Door to Door, in cui disse che saremmo andati di fronte alla catastrofe. Ce l'ho quella trasmissione, signori, quando c'era il governo Prodi, prima che Prodi andasse a casa, lui adesso ha detto qua andremo davanti alla catastrofe, e poi il catastrofista sono io, è il signor Tremonti che sa benissimo dove stiamo andando, solo che è meglio che non, il popolo non lo venga a sapere.